Stiamo andando, terzo giorno di riprese e questa donna è più che felice. Adesso stiamo andando, Francesco non risponde e siamo tutti messi per bene. Ma Fra ce la fa ad andare a 90? Perché non a 90? A 90. Guarda che adesso sono a 90, ma adesso sto andando a 85, perché cazzo erano 5 in più. Stai andando esattamente a 85 ora. 85, yeah! Aumenterò di 5 perché non ho fatto. Siamo fermi, l'auto di Fra è morta, yeah! Mentre è l'unica che ci rimane è questa e non si può omologare. Omologare, possiamo stare. Sorridete per il backstage. Primo giorno di riprese. Terzo giorno di riprese e siamo già fermi in autostrada. La macchina non va. Che culo. Intendevo primo giorno di riprese di questa data. Ah, ok. Che data è? È il 19. Primo giorno di riprese del 19 novembre. Macchina ferma a 10 minuti dall'arrivo. Yeah! Veramente, il culo della Madonna. Ora vi mostrerò come la nostra tizia Anna Erika aprirà un triangolo. Cosa che non ho mai fatto. Vai, vai, voglio vedere come fai. Vorrei darti una mano. Dammi una mano. No, non dagliela, faglielo fare da solo poi. Ma non l'ho mai aperto io. Detto così però dopo sì. Mettilo su così. Illuminati confirmed. Vecchio che si crede un'auto. È verde! Metta la freccia! Cretino! Sta parcheggiando! Se mai qualcuno vedrà questo video, siamo in mezzo al nulla. È una cosa bruttissima. Siamo in mezzo al nulla. Siamo col sonno, ma siamo in mezzo al nulla. Guardate. Oh merda. Che cazzo è sto? Oddio. 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 Un cane demoniaco. Ciao cucciolino! Ciao cane demoniaco. Ciao Madonna! Ciao! Aspetta, dove arrivi? Ciao! Ciao, piccolo cerbero infernale! Credo che siamo arrivati, ragazzi. Proseguiamo. Cioè, sembra... Aspetta, lì. Ok. Sembra una città veramente fantasma. Umidità è andata a put... Guardate, sta apparendo... Pensate che noi arrivavamo da lì, da quel cartello, quello lì, e non vedevamo nulla. Qua... Ci appare la struttura. Io questa non l'ho mai vista di struttura. Io non me lo ricordavo. È umano, cosa dovrebbe essere. Oddio. In teoria era reception. Mio Dio. Per scendere all'interno? Voglio. Cazzo raga, fa inquietudine qua. No, non lo ricordavo, lo sembra un'altra entrata ancora. Si prosegue. Oh mio Dio. Oh, siamo quasi arrivati. Qui, come c'è scritto alla mega scritta, a consonno è sempre festa. Ah no, aspetta, ho sbagliato. Ah no, questo è il primo tornante ancora. Quindi c'è scritto... Aspetta, adesso tentiamo di riprenderlo, ma non credo neanche riuscire. Consonno è il paese più piccolo ma più bello. Dov'è? Ma più bello del mondo. E questo mette molto inquietudine, soprattutto se arrivi da così. Tra 500 metri avremo un altro tornante. Cos'ho scritto? Consonno è sempre festa. Quando c'è scritto vuol dire siamo arrivati. Anna, Dylan, abbiamo un'emergenza vera e propria. Allora, noi siamo a Consonno, ma Erika, Fra, Isa, Kim hanno fatto in pratica un incidente. Quindi abbiamo sia l'auto di Fra che è ferma, sia adesso l'auto di Erika che è ferma. Ha proprio fatto un incidente grave. Quindi noi adesso siamo fermi a Consonno, io e Fabio.
e in pratica non riusciamo a scendere. Adesso probabilmente scendiamo giù in paese, poi li aspettiamo giù in paese. Quindi non so come vi riusciremo a recuperare in questo momento. Che cazzo è successo, porca troia? Oddio. No, cosa è successo, porca troia? Minchia. Allora, io quello che so è che noi siamo adesso con sonno. Erika era andato a prendere fra gli altri e tipo nel momento in cui stavano all'ultimo tornante, noi eravamo già su, ci chiama Francesco e praticamente è uscita una, solo che nel torto Enrica, e in pratica ha sfracellato tutta la macchina davanti. Adesso i miei stanno tornando al lago e ci stanno venendo a prendere e andiamo sul posto, perché era appena sarò sul posto vi mando le foto, perché nessuno di loro ha internet a quanto so. Strada stasera erano qua sotto in pratica. Sì. Cioè adesso eravamo arrivati, eh? Non mi dice niente. Porca puttana. Ecco quello che stava tentando di dirci fra. Merda. No, è una maledizione questa. Quindi immagino proprio che la macchina non parta proprio. No, ha detto che ha preso una bella botta. E noi ci stiamo facendo tutta la discesa di Consonno a piedi. Siamo a piedi, abbiamo fatto più già di 4,5 km a piedi. In discesa, per fortuna, non più in salita. Adesso ci stiamo andando a movimentare perché la sfiga non è finita. E mi ha avvisato praticamente Francesco che la polizia ha dato problemi pure sui nostri walkie-talkie. Omicidio. Tanto per aggiungere, cioè c'è stato un incidente. La cosa importante non è magari che qualcuno si sia fatto male, i walkie-talkie, che praticamente sono stati liberamente concessi alla vendita. E boh, veramente non ho parole. Abbiamo fatto circa 10 km a piedi. Yeah! E adesso andiamo dove c'è stato l'incidente. Forse, non lo so. Qua il navigatore dice, aspettate che non riesco, stavo andando in strada. Il navigatore dice 850. Ciao. Ok, abbiamo recuperato il mio Fabio. Volete morire, ragazzi? Ragazzi, qualcuno c'è un problema. Sì, il macchinista li ha fatti scendere, li ha mandati a tutt'altra parte. Chi? Ha capito, ho il ginate il tipo e li sta mandando a Milano.